Grazie mille. Forse la veste ufficiale ci sarà tra poco perché l'assessore Danino dovrebbe raggiungerci quanto prima. È purtroppo impegnata in una riunione che si è protratta più del previsto. Comunque, nell'attesa che arrivi, io colgo il saluto a tutti voi e soprattutto sento di dover dare un grande saluto a Daniela perché in questi tempi così difficili portare avanti un festival di questo tipo, di questo livello, ci vuole coraggio, costanza, abnegazione, tenacia, continuo, no, niente, ripasso la parola a Daniela e confido che quanto prima arrivi anche l'assessore Daniela per porgere i suoi saluti. Un caro saluto a tutti. Ciao, siamo nella presentazione. Nulla, io soltanto volevo essere presente qui stamattina perché la provincia è sempre stata vicino al percorso vostro fin dall'inizio. Devo dire che la situazione, la collocazione che scegliete per il vostro programma d'estate, che è Piazza San Matteo, è un luogo che mi è particolarmente caro e perciò è anche bella questa, aver organizzato la conferenza stampa qui. Come dire, gli enti, regione, provincia e comune, pur nelle difficoltà, sono riusciti anche quest'anno ad impostare, diciamo, un insieme di sostegno finanziario alle attività dei teatri, alle attività culturali estive, quest'anno in maggiore coordinamento tra gli enti, questo è molto importante in questa particolare situazione di grande difficoltà generale, ma insomma il coordinamento tra gli enti forse sarebbe stato necessario anche prima, a mio parere, però quest'anno ci siamo riusciti. Con diversi bandi che in qualche modo si integrano, e perciò il sostegno c'è in qualche modo, probabilmente non come gli altri anni, ma insomma lo sforzo è stato tanto da parte degli enti, perché la situazione è veramente preoccupante. Però insomma non parliamo di questo, parliamo dei progetti, dei vostri bellissimi progetti, e vediamo che comunque. La progettualità, l'inventiva, la voglia di essere presente è sempre molto forte, perciò devo dire, vi devo fare molti complimenti.